10 arresti ed oltre 100 kg di droga sequestrati in varie province, cocaina nascosta nelle forme di formaggio. Superbonus, stop allo sconto in fattura, proteste di imprese ed edilizia, il governo ci ripensi. Cuneo sostiene Nizza nella candidatura Capitale Europea della Cultura 2028. Dopo l'apertura dell'Europa, i grilli saranno il cibo del futuro, lo abbiamo chiesto ai cuneesi. Nuovo appuntamento con l'informazione di Telegranda, ben ritrovati cari telespettatori. Apriamo l'edizione di questa sera del nostro telegiornale con la cronaca, in particolare occupandoci dell'importante operazione antidroga condotta dalle Fiamme Gialle. 10 arresti e sequestrati oltre 100 kg di droga in varie province. La particolarità, se così vogliamo dire, è che la cocaina arrivava con i camion dall'Olanda e poi veniva occultata, veniva nascosta nelle forme di formaggio, coinvolta in qualche modo è anche la provincia di Cuneo. Vediamo i dettagli nel primo servizio. 10 persone, 7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari sono indiziate di far parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico e alla commercializzazione di cocaina ed altre sostanze stupefacenti. E quanto emerge da un'operazione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino con il coordinamento della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo gli elementi raccolti, il gruppo risulta composto da un 37enne di nazionalità albanese con funzioni apicali ed altre 9 persone, in tutto 10, 7 italiani e 3 albanesi, operanti soprattutto in Piemonte e con ramificazioni anche in altre regioni italiane. L'organizzazione si avvaleva di collaudati sistemi per rendere riservate le comunicazioni tra i sodali, nonché di diversi depositi di stoccaggio nelle province di Asti, Alessandria ed anche Cuneo e in altre aree del nord Italia. Il gruppo si approvvigionava di elevate quantità di cocaina dall'estero, in particolare dall'Olanda, con successivo trasporto a bordo di auto articolati. Una volta stoccata, la droga veniva distribuita in varie regioni attraverso una rete di corrieri e avvalendosi di un ampio parco veicoli. Nel corso delle indagini, i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato e sottoposto a sequestro alcune partite di sostanze stupefacenti. 100 kg di cocaina purissima erano stati rinvenuti nel mese di aprile 2022 all'interno di un camper, grazie anche all'ausilio di unità cinofile. Altri 25 kg di cocaina purissima sono stati trovati nel mese di giugno 2022 in provincia di Asti, in un furgone diretto in Sardegna e occultati all'interno di 5 forme di formaggio tipo grana padano parmigiano appositamente predisposte come carico di copertura. Se immesso sul mercato al dettaglio, il quantitativo avrebbe potuto generare introiti illeciti per almeno 20 milioni di euro. Andiamo a Borgo San Dalmazzo, dove la maggioranza della sindaca Roberta Robbione si è espressa per il no al biodigestore. Un dato che è emerso nel corso del Consiglio Comunale del 16 febbraio. Nessuno vuole sputare sopra un finanziamento da 12,8 milioni del PNRR, ha detto proprio in consiglio la sindaca Robbione, ma è in ballo la sostenibilità dell'opera. Ora, come già abbiamo avuto modo di dirvi nel corso del telegiornale delle scorse ore, l'ultima parola spetta all'assemblea dei 54 sindaci a CSR, dove ovviamente, salvo colpi di scena, Robbione voterà no. Si sta riunendo proprio in queste ore mentre il nostro notiziario è in onda e vi daremo gli aggiornamenti in corso d'opera e oppure nelle prossime edizioni del telegiornale. Voltiamo pagina, parliamo di superbonus e in particolare della preoccupazione delle imprese edilizie, le imprese artigiane del nostro territorio dopo lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti. Confartigianato in particolare dice in pericolo occupazione e investimenti nelle costruzioni, il governo ci ripensi. Francesca Notta, imprenditrice artigiana di Santa Vittoria d'Alba nel campo dei serramenti, quindi stiamo parlando del settore costruzioni, un settore che è attonico, stupefatto e naturalmente un po' allarmato dalla scelta, qualcuno definisce scriteriata, del governo, perché tutto è successo in 24 ore. Sì. Oltre a essere stupefatti siamo anche arrabbiati. Una decisione così andava prima di tutto confrontata, doveva essere confrontata con le associazioni di categoria, cosa che assolutamente non è stata fatta. Quindi ci hanno tagliato fuori e poi comunque in 24 ore si è presa la decisione di bloccare totalmente il mercato.
mercato. Nuovamente passiamo già da anni di blocchi, sblocchi, riblocchi e ora blocco di nuovo totale. Questo cosa vuol dire per la sua azienda? Significa di nuovo un crollo del mercato, un crollo delle vendite. Avevamo in previsione, perché lo sconto in fattura, le cessioni dei crediti erano prorogati fino al 31/12/2023, quindi con una, diciamo così, un anno di lavoro, che dovevamo avere un anno di lavoro e ben fatto anche, visti appunto tutti gli incentivi che avevamo a disposizione e quant'altro, e nel giro di 24 ore vediamo di botto crollato tutto quanto. Quindi cosa significa questo? Che non sappiamo più gli investimenti che possiamo fare, i dipendenti, quanti dipendenti assumere, come riusciremo a pagare quelli che abbiamo assunto nella precedenza, perché in vista a un certo tipo di mole di lavoro ovviamente avevamo preso anche certi tipi di decisione che oggi purtroppo vediamo crollare. Si dice che questa decisione era già un po' nell'aria, quindi eravate già un po' preparati, ma forse non in un modo così repentino. Non eravamo preparati al blocco, eravamo preparati a delle correttive, questo sì, la normativa andava rivista sicuramente, ma dovevano essere delle correzioni, non dei blocchi. Settore decorazioni, ecco qui di nuovo sempre il problema, un blocco improvviso che quale dissesto sta creando alla vostra azienda? Sta creando un disastro. Noi come imprenditori siamo abituati a pianificare il nostro lavoro. Il lavoro viene pianificato mesi addietro per garantire lavoro per i nostri collaboratori, per le nostre famiglie, ma per i nostri colleghi, ma per l'anno che deve venire. Un cambiamento così, che lo scopriamo solamente il 16 di febbraio ed è già entrato in vigore un qualcosa che non ha senso. Non ha senso per di più quando la legge è stata fatta senza confrontarsi con i nostri rappresentanti di categoria. È un qualcosa che crea e sta creando un danno enorme, che bisogna immediatamente intervenire, sì a fare dei correttivi, ci può stare in base a queste esigenze attuali che stiamo vivendo, ma nel rispetto dell'impresa che ha pianificato da mesi il lavoro che si andrà a sviluppare nei prossimi mesi dell'anno 2023. Ci sono delle direttive europee che ci stanno chiedendo e stanno sollecitando l'Italia a intervenire sugli edifici perché non sono a norma. Entro il 2030 bisognerà avere delle classi energetiche migliori per tutelare la qualità dell'aria. Ecco, come si fa se tutto questo verrà bloccato adesso? E questo è un controsenso, perché ormai da anni che si parla che entro il 2030, 2035 bisogna intervenire a mettere veramente in regola dal punto di vista termico i nostri edifici. Quindi in automatico c'è un sistema artigianale italiano, un sistema di commercianti italiani, un sistema anche di produzione di materie prime che si sta indirizzando per andare a rispondere a queste direttive. Ma come si fa a imporre un sistema del genere che è giusto, che è corretto, a tutela del nostro ambiente, a tutela anche nel risparmio delle future bollette? E poi un cambio così dello sconto in fattura, della cessione del credito, che è stato il motore negli ultimi anni che ha alimentato e strutturato e fatto sì che potesse andare avanti il settore edile. È un cambiamento che non può essere fatto dall'oggi al domani. Cosa chiedete? Di rivedere la decisione? Bisogna sicuramente rivedere la decisione, andare a un confronto costruttivo considerando tutte le parti, in modo tale che si può tenere in considerazione le esigenze del consumatore, quello delle imprese e poi sicuramente anche le esigenze nazionali, ma bisogna avere un confronto che sia costruttivo. Ed ora torniamo a parlare di solidarietà verso la terra turca, come saprete ferita dal terremoto. Aperto con almeno 12 ore rispetto al previsto in anticipo l'ospedale da campo MT2 della regione Piemonte, che è stato allestito nell'area di un impianto sportivo vicino all'ospedale di Antiochia, ovviamente territori distrutti dal terremoto. A comunicarlo sono i vertici regionali, che sono in costante contatto con il coordinatore della missione della maxi emergenza regionale partita dallo scalo di Cuneo Le Valdigi, appunto il coordinatore Mario Raviolo. I nostri sanitari e volontari della protezione civile operativi ad Antiochia, osserva l'assessore regionale alla sanità Icardi, hanno trovato una situazione catastrofica. La popolazione è stremata, le richieste d'assistenza all'ospedale sono continue di tutti i generi. Abbiamo impegnato sul campo personale altamente specializzato e in grado di lavorare in situazioni di massima emergenza. Il team sanitario della maxi emergenza regionale, attualmente operante nell'ospedale da campo di Antiochia, è composto da 76 persone, come detto, altamente qualificate.
Voltiamo pagina, torniamo ad occuparci di cronaca e andiamo alle porte della nostra provincia Carmagnola, dove i residenti di via Tume dei Casalis lamentano importanti disagi. Disagi causati da un gruppo di ragazzi che nelle ore serali sembrerebbero disturbare la quiete pubblica e anche rovinare giochi e arredi pubblici. La giunta della sindaca Ivana Gaveglio è già all'opera per trovare un compromesso tra le esigenze ovviamente di quiete dei cittadini, ma anche permettere allo stesso tempo ai ragazzi di divertirsi e di giocare. Vediamo i dettagli. I residenti di via Tume dei Casalis a Carmagnola hanno denunciato all'amministrazione comunale diversi disagi che si trovano ad affrontare quotidianamente. Sembra una storia vecchia come il mondo: i giovani arrecano disturbo nelle ore serali, nei giardini posti sotto le abitazioni, rovinano parte dei giochi per bambini e delle strutture di accoglienza per il tempo libero, e chi vive nella zona non trascorre ore tranquille. In realtà c'è di più. Abbiamo ascoltato la testimonianza di una persona che abita in uno degli appartamenti interessati, che desidera rimanere anonima, la quale dichiara che le bravate dei ragazzi sfociano anche nel probabile spaccio di sostanze stupefacenti, organizzazione di risse e corse con le auto che possono diventare pericolose per l'incolumità delle famiglie. Le richieste nei confronti dei vertici sono essenzialmente due: chiudere con una recinzione l'area dei giardini e della piastra in cui si gioca a basket da sempre, e una maggiore presenza delle forze dell'ordine per controllare i comportamenti scorretti di soggetti spesso anche minorenni. La giunta Gaveglio sta studiando alcune misure per affrontare i disagi denunciati. Nei giorni scorsi ha incontrato diversi abitanti del quartiere, ascoltando le criticità ed elaborando alcune proposte per mitigarle. Al momento, comunque, gli assessori competenti dichiarano che sia un po' esagerato parlare di baby gang e che la situazione è sì da tenere sotto controllo, ma senza trarre conclusioni troppo allarmanti. Nello specifico, il primo provvedimento, che dovrebbe essere esecutivo già nelle prossime settimane, riguarda l'istituzione di una zona del silenzio, che verrà istituita tramite un'ordinanza e avrà precisi orari da rispettare, indicati anche tramite apposita segnaletica sul posto. C'è l'interesse di tutelare sia i residenti, ma anche i ragazzi che, spiegano dalla giunta, hanno il diritto di giocare a basket. Per questo sarà indicato il periodo della giornata in cui si potrà usare la piastra sportiva, e parallelamente verranno specificate alcune ulteriori regole da rispettare, come il divieto di tenere la radio ad alto volume. Il tutto verrà fatto rispettare dalle forze dell'ordine, a partire da Polizia Locale e Carabinieri, con l'invito alla popolazione a fare cittadinanza attiva, ovvero segnalare all'autorità eventuali casi di mancato rispetto del regolamento e dell'ordinanza. Si specifica già ora che i controlli e i passaggi da parte delle pattuglie ci sono, ma il territorio cittadino è molto vasto. Si richiede quindi la collaborazione dei residenti per cercare soluzioni concrete e non fermarsi alle sole lamentele. Un altro tema richiesto da parte dei cittadini è quello di installare delle telecamere al fine di avere un maggiore controllo della zona, oltre che per l'effetto di deterrenza. Per ora non si garantisce l'installazione di tali supporti, in quanto occorrono approvazione e finanziamenti, e nel caso sarà una procedura lunga. Con questo l'amministrazione comunale si dichiara assolutamente al fianco dei cittadini per cercare di arrivare ad ecologici compromessi per tutti. Per la sanità in Piemonte la curva dei contagi da Covid presenta un andamento stazionario rispetto al periodo precedente. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 2,4%, mentre quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0,8%. La positività dei tamponi si attesta invece al 3,1%. I dati della nostra regione fanno sapere, proprio dalla regione Piemonte, anche questa settimana risultano migliori rispetto a quelli nazionali. Ed ora parliamo della candidatura di Nizza, capitale europea della cultura 2028, un passaggio importante, un appuntamento molto rilevante che vede anche il sostegno concreto del comune di Cuneo. Una giornata importante per due città che sono molto legate, Cuneo e Nizza. Cuneo ha deciso di appoggiare la candidatura di Nizza Città della Cultura nel 2028 perché è un po' sorella. Ma c'è un gemellaggio che andremo a, come dire, a festeggiare il prossimo anno con un 60° importante di un territorio che tiene insieme in modo forte per la sua storia, tradizione, per una serie di scambi che da sempre ci sono stati tra le nostre due città, e che oggi nella candidatura della città di Nizza a Capitale Europea 2028 vede un motivo in più per lavorare insieme.
insieme ad un lavoro che già è forte ed è tanto. Siamo per cui oggi siamo qua per, insieme alla delegazione francese, per presentare anche alla città questo momento, una prima presentazione che però trova la motivazione nel fatto che il 1° di marzo ci sarà la selezione tra le 9 città candidate francesi per una prima terzina, o comunque una prima selezione che arriverà poi a definire quella di dicembre, e ci è stato chiesto, appunto, parteciperò a questa giuria per portare il contributo della convinzione del territorio cuneese questa candidatura. È una prima tappa rispetto a quello che è un lungo giro, o chiamiamolo turno, visto che stiamo parlando comunque di Cuneo e di Nizza, perché è vero, ci sarà questa prima tappa il primo marzo, ma è soltanto un primo passaggio per poi arrivare a quella che sarà poi la definizione definitiva di quella che sarà poi appunto la capitale della cultura europea francese, che avverrà verso la fine dell'anno, ed è un passaggio importante, una tappa fondamentale che ci porta anche verso giugno 2024, in cui appunto cadrà il sessantennale del gemellaggio tra la città di Cuneo e Nizza. Dunque tutta una serie di appuntamenti che ci accompagneranno nel prossimo anno e mezzo e che speriamo accompagni la candidatura di Nizza fino al 2028. È molto importante per il nostro progetto candidatura di Nizza capitale europea 2028 l'originalità è di avere le nostre città vicine del transfrontaliere, cioè in priorità naturalmente il Piemonte con Cuneo, nostra città gemella a cui io sono molto affezionata da tanti anni, e poi anche la Liguria. Ed è molto importante di essere qua oggi, perché abbiamo chiesto alla signora sindaca di partecipare a Parigi a far parte con il nostro sindaco di Nizza a rispondere alla giuria. Allora se la caverà benissimo, perché ci sarà presentazioni dunque di tutto quello che avremo come progetto, ma dovranno rispondere alle domande della giuria. Dunque non sarà facile, ma la signora sindaca sarà veramente bravissima, ne sono sicura. E restiamo nel capoluogo della Granda, dove ANAS ha programmato una notte di chiusura al traffico della galleria Carle per eseguire lavori di pulizia della strada. La galleria sarà chiusa al traffico, fa sapere ANAS, dalle 22 di venerdì 17 febbraio fino alle 6 di sabato 18 febbraio. Ovviamente durante queste ore di chiusura il traffico sarà indirizzato e deviato sulla rete locale. Voltiamo pagina, parliamo di alimentazione, anche di attualità, perché recentemente è arrivato dall'Europa il via libera alla farina di grillo. Noi siamo andati a chiedere ai cuneesi che cosa ne pensino e se secondo loro i grilli potranno essere il cibo del futuro. Vediamo cosa ci hanno risposto. Si parla in questo periodo dell'uso della farina di grilli, su cui l'Europa sembra in qualche modo aver aperto. Posso chiedere cosa ne pensa? Ma la curiosità c'è per sapere un po' come, che gusto ha, insomma. Sostanzialmente sono abbastanza contraria per il momento. Ho sentito, ma non me ne sono interessato e non so. Non mi convince ancora molto. Io penso che se non è che proprio non devo mangiarla per forza, la mangerò anch'io, come quando in guerra, no? Che mangi delle cose che non avresti mai mangiato. Ma io sinceramente non conosco bene questo tipo di farine. Preferisco la farina di grano per il momento, anche se magari in qualche preparato l'abbiamo già mangiata, non ce ne siamo accorti, non lo sapevamo. Perché ci sono alcuni che già hanno adottato, anche alcuni ristoratori, so. Forse sono tradizionalista, però preferisco quella normale. Nei loro impasti, nel pane, metteranno queste, che poi tra l'altro hanno detto che costano anche care. Non so se è la verità, ma per quello che ho sentito, i prezzi non sono assolutamente competitivi. Si parlava di 20 euro al chilo, quindi non so, mi pare che non sia il caso di andare a spendere 20 euro al chilo. No, non mi stuzzica proprio per niente. Per me non mi piace tanto per me farina normale, farina con le blé, non so come si dice. Abbiamo dei cibi nostri, italiani, mediterranei, che sono ottimi. Non siamo abituati noi, non lo so, può darsi che con il tempo, non dico io perché sono già anziana, ma che i miei nipoti o quello che sia, loro saranno abituati. Secondo me è una cosa molto interessante, che almeno io appena riuscirò ad avere l'occasione voglio provarla.
poi dicono che fa anche bene. Secondo me è pure buona. La farina di grillo potrà essere anche buona da mangiare, potrà essere digeribile, potrà non far male. Proverei ad assaggiarla, almeno quello. Ci può stare. Vedremo, io per il momento non ho nessuna curiosità di assaggiarle queste. No, no, io non vedo l'ora di provarla. Con i grilli, con gli insetti non mi piace tanto. Non potrei, poi come gli dico, nel bisogno si fa anche tutto. Per adesso non mi fido ancora, poi... Gli effetti a lunga distanza non si conoscono ancora. Secondo te gli insetti sono un po' il cibo del futuro, lo saranno? Ma può darsi, sì. Sì, sì, se tutto continua così, senz'altro sarà il cibo del futuro. No, secondo me sì, per come stiamo andando adesso dobbiamo trovare una soluzione. Anche perché ogni volta c'è più gente da fuori, diciamo, che vengono dai paesi dove li mangiano e porteranno qui anche questa cultura, diciamo. Potrebbero essere, io spererei di no, però... Una pagnotta di grilli se la farebbe oppure no? Proprio tutta una pagnotta, no, un assaggio. Per adesso no. Una pagnotta di grilli me la farei, tanto per provare com'è. Di grillo magari, rispetto ad altri insetti, potrei ancora provare. No, magari se non me lo dicono posso anche assaggiarla. Ma una pagnotta di farina di grilli, ma sinceramente mi interesserebbe. Poi magari non mi piace, però... No. Per il momento no, però... Non so se sei buono o no, ma per me non mi piacerebbe. Preferisco più un buon pane ben cotto, un bel panino tradizionale. Secondo me bisogna essere aperti un po'. Sono molto curioso. E continuiamo a parlare di prodotti agroalimentari, ma ci spostiamo in un ambito decisamente più tradizionale. Continua la crisi del comparto cunicolo, cuneese. Alle prese con prezzi riconosciuti agli allevatori che non coprono neppure i costi di produzione che sono cresciuti esponenzialmente nell'ultimo anno. Ad evidenziarlo è Coldiretti Cuneo sulla base delle ultime formulazioni della Commissione Unica Nazionale dei Conigli da Macello. Nell'arco di un mese, come dicono dall'ente di categoria, gli allevatori hanno perso quasi 70 centesimi al chilo. Il prezzo dei capi è passato da 2,90 euro al chilo a 2,21 euro, con una riduzione di circa il 25% a scapito dei produttori. I costi di produzione invece si attestano intorno ad una media di 2,40-2,50 euro al chilo. Portiamo avanti la battaglia affinché diventi obbligatoria l'etichettatura d'origine per la carne di coniglio, dicono ancora da Coldiretti. Questo consentirebbe ai consumatori di scegliere consapevolmente quella made in Cuneo e dare anche una giusta valorizzazione, una miglior retribuzione al lavoro delle nostre aziende cunicole. Ed ora cambiamo decisamente argomento, parliamo del nuovo incarico che ha ottenuto il sindaco di Cavallarmaggiore Davide Sannazzaro, che è il nuovo presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, lo abbiamo incontrato. Sannazzaro, da qualche tempo lei ha ottenuto un nuovo incarico, è presidente del CALE, innanzitutto le chiediamo che cosa significa questo nuovo incarico. Il CALE, il Consiglio delle Autonomie Locali, rappresenta tutte le province, tutte le grandi città e tutti i comuni della regione Piemonte. Tutte le leggi regionali che passano in Consiglio regionale sono vincolate a un giudizio da parte del CALE, che non è un giudizio vincolante ma importante perché aiuta i comuni e gli enti locali a dire la propria idea sulle leggi che stanno per uscire, essere portata a termine dalla Regione Piemonte. Per me è un ruolo di mediazione tra quello che è il Consiglio regionale, gli assessorati regionali e gli enti locali. Una responsabilità grande perché vogliamo insieme costruire un Piemonte che sia alla portata di tutti e che rispetti le sensibilità di territori molto diversi tra loro, con esigenze molto diverse tra loro. Ovviamente continuano poi i suoi impegni anche a livello provinciale, poi come sindaco di Cavallarmaggiore. Ma sì, sì, in verità questa, il CAL per me è una ricchezza perché impari moltissimo, vedi anche la regione che linee si sta dando e dove sta investendo e insieme puoi anche condividere con gli altri sindaci e col territorio quelle che sono delle modalità e delle scelte per il futuro. Parliamo di cultura e vi parliamo di un importante appuntamento che si svolgerà in vie venerdì 24 febbraio alle 20:30 presso il Salone Polivalente del Paese. Una serata per andare a scoprire e a riscoprire due beni del territorio che sono il castello e il ricetto di Envie.
Venerdì 24 febbraio in programma Envie alle 20.30 un'importante serata su due beni del territorio, il castello e il ricetto di Envie, un incontro promosso dall'Associazione Culturale della Torre nel Parco e dal Comune di Envie. Come sarà strutturato l'incontro? La serata nasce con l'intento di sensibilizzare la popolazione sull'importanza di avere un bene del genere sul territorio, perché valorizzare un bene e prendersene cura non vuol dire solo intervenire su un affresco degradato o rifunzionalizzare i locali interni del castello, vuol dire anche parlarne, divulgare la sua storia e sottolineare le potenzialità che ha il bene stesso e il ritorno che può avere sul territorio, quindi non solo sul castello ricetto di Envie, ma anche le attività e la popolazione che ci vive. Certo. Ovviamente in cattedra due architette, te e Sara De Grandis, che avete studiato già questo bene perché è stato oggetto della vostra tesi di laurea. Esatto, è stato oggetto della nostra tesi di laurea ed è stato scelto proprio perché è unico, ha delle caratteristiche uniche. Le prime testimonianze risalgono tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo. Abbiamo ancora parte dell'impianto medievale, vediamo tuttora il ricetto storico che è una cosa pazzesca e ancora è stato protagonista della fase neogotica nel corso dell'Ottocento. Il là lo ha dato un articolo in cui ci siamo imbattute, un articolo del 2018 dove si legge che il principale proprietario era interessato a vendere la propria proprietà e il comune di Envie si dichiarava interessato all'acquisto per darlo alla popolazione, poterlo dare al pubblico, ecco. Sì, anche perché spieghiamo che il castello di Envie è un bene privato. Esatto, è sempre stato privato e lo è tuttora e questo forse è stato il motivo per il quale il castello ancora e il ricetto sono ancora così poco conosciuti. L'obiettivo della tesi è stato quello di arrivare a una proposta progettuale sotto il punto di vista della rifunzionalizzazione e della valorizzazione sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista turistico, partendo da un'analisi storica e un'analisi sul territorio. Ovviamente la serata vedrà anche la presenza dell'amministrazione, del sindaco, anche Roberto Mellano, che hanno profuso impegno per questo bene e chissà che anche grazie a questa serata il castello possa diventare volano per lo sviluppo del territorio. Lo crediamo tutti, assolutamente, per le unicità che ho elencato prima, il Castello di Envie merita un ruolo nuovo nelle politiche del rilancio del territorio e assolutamente può essere un faro per il turismo non solo delle valli piemontesi, del Saluzzese, ma anche proprio della provincia Granda e del Piemonte. E siamo in chiusura. Prima di salutarvi, un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura del nostro telegiornale, ovvero quella del biodigestore. È in corso, come vi abbiamo detto, la riunione dei 54 sindaci a CSR, da cui dovrebbe arrivare l'ultima parola proprio sul biodigestore. Ebbene, l'aggiornamento è arrivato proprio ora in redazione che la sindaca di Cuneo, un po' a sorpresa, sembrerebbe essersi espressa a favore del progetto, un voto favorevole che arriva in contraddizione con quello con quello della sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione, che ha annunciato proprio il suo voto negativo. Dunque vedremo nelle prossime edizioni come evolverà la vicenda. Con questa notizia si chiude l'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Voi come sempre un grazie per aver scelto la nostra informazione. Appuntamento a più tardi con le prossime edizioni dei nostri TG. Arrivederci, buon fine settimana.